Vi presento Car Carlo Pravettoni, un personaggio che ho creato apposta per vedere se riusciamo a portarlo almeno a lottare in un primo incontro di MMA ufficiale. Car Carlo è un kickboxer di 45 anni con i baffi posticci, palesemente, perché se crei sto personaggio con quei baffi lì sono fasulli. Il campione in carica attualmente è Stipe Miocic. Va bene. Siccome l'ho appena creato, il signor Car Carlo, gli devo far fare ancora il primo incontro di sparring. Vabbè, con quelle pettinature che pensavo fosse andata fuori moda 60-70 anni fa, va bene. Complimenti anche per il fisico, dai, dai, ci sta. Ecco, io invece sembro il nonno di tutti gli altri, va bene. Sono contento, il nostro primo incontro. Io sono anche un pochino mulatto, non so perché, tocchiamo il pollice, il pollice, il pugno. Ma che schifo c'ha dietro la schiena quello lì, ma dai. Oh, il tallone nella tempia. Oh, takedown! Dai, devo fargli un po' di danno prima che mi finisca la stamina. Guarda quanto sangue! È andata? Andata! Andata, è finita! Questa inquadratura bellissima da sotto le gambe dell'arbitro. Ma ho visto bene, era un tatuaggio di una sirena quello lì che c'aveva sulla panza. E Car Carlo vince il primo incontro per KO, tra l'altro, sono stracontento. È ora di scoprire quale sarà la tua squadra. C'è la Rusey! No, fammi andare da lei, ti prego. Ti prego, scegli me! Scegli me! Car Carlo, eccolo lì! Oh, siamo con Rusey! Oh, bellissimo! Vabbè, almeno vedo che non sono il solo anziano in questa squadra. Sembrano tutte foto segnaletiche della mafia che c'era a Chicago negli anni 30. E con questo incontro abbiamo guadagnato zero fan. Possiamo decidere contro chi lottare dopo. Il signor Bryce Britt, Steve Martinez e Tom DeWitt con dei baffi che boh. Io direi di andare contro Bryce Britt, che è talmente tanto bianco che basta una schicchera all'orecchio per farlo sanguinare. Ok, prima dell'incontro ovviamente ci dobbiamo allenare. Ok. Ah, devo fare quello che mi dice. A sto giro è andata bene, ho preso A. Ma dai, al primo allenamento mi sono infortunato. Meno 5 alla velocità dei calci. Ma porca puttana. Ok, mi potenzio le gambe un po' per aumentare un po' il danno. Ho preso B. Non male, non male, lo tengo. Che cazzo, sei infortunato al primo. E già tanto se non è morto di infarto. Ma guardalo, il mozzarellone con gli scaldamuscoli. Che tristezza. Ma mi si è persa la gamba. Non so, ho tirato un calcio, non so dove è finito. Oh, 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 guarda come si è aperto in faccia. Tirati su, Car Carlo, tirati su. Oddio. Ti voglio un mondo di bene. Porca puttana, che scambio di calci, ma l'ho preso in faccia io. Oh, oh. È mio, mio, mio. È mio, mio. Quanto sangue, mamma mia. Oh, io mi ha fatto lo sgambetto, arbitro. Aia, il braccio. Ma non ho più fatica, non ho più vita, non ho più niente. L'incontro è finito. Ovviamente fa vedere dove muoio io. Ma allora siete stronzi, arbitro cornuto! Venduti! Mi tocca rilottarci contro e ribatterlo. Tiè. Ma perché cado sempre io come una pera? Calcione in faccia sul naso. Niente. Secondo... non mi hai battuto il pugnetto. Sei deficiente? Stai andando giù. Stai andando giù. Vai giù! Porca troia. Guardagli il mento. Ah, in gola proprio glielo tira. Guarda già come gongola. Guardalo come gongola. Guarda sto lavoro d'ascella. Il prossimo incontro è contro Steve Martinez, che ha un punteggio globale di 70. Arca puttana. Ma dai, allenandomi non solo si è infortunato di nuovo e adesso ho meno 10 di velocità di calci, ma si è anche strappato e ho meno 1 di salute delle gambe. Ma che cazzo. Dai, Martinez, facciamo un bel incontro. Oh, oh, è aggressivissimo questo qui. Questo è forte, questo non lo batto mai più. Io ho anche visto la guancia rossa per un attimo. E sto primo round è andato. Non sono convinto, mi sa che lui ha assestato colpi migliori dei miei. Anche se l'ho aperto, come al solito. Oh, è andato giù! È andato giù! Quanto forte l'ho colpito! Guarda, gli ho calciato mano, bocca, tutto! Sono anche andato indietro perché non ci credevo. Cosa ho fatto? Alle semifinali saranno Car Carlo Pravettoni contro Kim. E dall'altra parte invece ci sono Frazier e Britt. Colui che abbiamo battuto prima, tra l'altro. Per favore, Car Carlo, ci dobbiamo allenare per la semifinale. Se magari possiamo farlo senza infortunarci, grazie. Sei veramente una merda. Guarda quante guance, te le pizzico tutte, Kim. Mannaggia, oh. Che poi non è neanche grasso, però c'ha ste guanciotte, guarda, le vedo da qui. Tiè, adesso mi tocca di andare sempre con la gamba sinistra, appunto, dicevo.
Però la gamba destra funziona comunque. Mamma mia, che potenza indescrivibile. Le, vieni qua. Vieni qui. Arca miseria, che non riesco a colpirti come si deve ogni volta. Secondo round, a sto giro ce ne sono tre. Devo assolutamente buttarlo giù. Oio! Come cazzo è caduto? Ma sembra che a un certo punto gli aprano una botola sotto il culo. Ma dai! Oio! Merda, come si è accartocciato tutto a carcarlo. Lo sapevo! Lo sapevo! Schiaffalo, schiaffalo nel cervelletto! Vaffanculo, Kim! Fammi sognare di nuovo, carcarlo! Mamma mia, gli ho spezzato quante vertebre, voglio contarle! È passato Britt in finale con noi! Ah, quindi ci becchiamo la vendetta del mozzarellone! Oh, noi siamo riusciti ad avere il livello globale 70, nonostante tutti gli infortuni, che non c'ho più le ginocchia, però lascia fare! E anche il terzo allenamento nessun infortunio! Mi è andata bene, mi è andata bene, vado all'incontro! Pravettoni versus Britt! Va bene. Oh, ma siamo allo stadio bello. Oh, siamo allo stadio bello. Oh, quanta gente. Guarda che roba. E guardala lì. Che Rusei che mi porta così. Potenza esplosiva. Tra i fan si parla del suo debutto. Si dice che conquisterà la UFC con quei baffi lì posticci. Oh, sono pronto. C'è anche Goldberg che ci arbitra. Meglio di così. Via. Sono strapreso bene. Sento il pubblico, i commentatori. Ma è bellissimo. Oh, mamma mia. Mamma mia, come l'ho sentito questo! Eppure questo ho sentito! Oh, guarda come l'ho preso giusto! Devo approfittarne! Ah, bastardo! Ma cosa mi fa? Fai piano! Tirati su, carcarlo, tirati su! E massacralo! No, no! Non ha più fatica! Non ha più fatica! No, l'ho mancato! No, Superman Punch così! No, sul cervelletto no, ti prego! No, c'è già troppo sangue, siamo solo al primo round, porca miseria! Porca, non riesco a tirarmi su! Manca 10 secondi! Guarda quanto sangue c'è per terra, lo bacio! Dammi un bacino, Britt! Ah, è finito! Lo stavo massacrando! Britt, ho un pezzo del tuo cervello sui miei pantaloncini! Colpiscilo! Colpiscilo, non stare senza far niente! Porca puttana, it's all over! Boom, ma proprio di precisione sulla tempia! Guarda quanto sangue ho sui pantaloncini! Che non è mio, tra l'altro, perché a me non ha neanche graffiato il naso. Grazie, Stone Cold Steve Austin! Yes! Guarda il sudore! Grazie, signorina, grazie mille! E dopo aver vinto il primo incontro ufficiale di MMA, Carcarlo Pravettoni ha 7.387 fan! Bravissimo! Io direi di fare un bel contest, un bel giveaway, visto che sei pronto. 7.300 sono fatti apposta per... Fai un video ringraziamento 7.387 fan! Congratulazioni quindi al signor Pravettoni per essere entrato ufficialmente in UFC! Io vi ringrazio per aver visto questo delirio di video, e ci vediamo di prossimi pugni in gola!